Marci, oggi faremo una casa dei Pokémon contro la bomba atomica nucleare. Ma non hai fatto il quadrato giusto? Cosa hai combinato? Tu fai il tuo quadrato, io farò il mio. Io sono il mio quadrato giusto. Tu fai quello in quello sbagliato. Vabbè, ragazzi, lasciate un like. Tanti che stanno guardando questo video ancora non sono iscritti. Quindi, tastino rosso qua sotto per iscrivervi. E scriveteci qualche altra cosa da distruggere con la bomba nucleare nel prossimo video. Però iniziamo subito. Allora, sei pronto? Io inizio, ragazzi. Casa mia, cioè la casa dei Pokémon di oggi, sarà fatta completamente in bedrock. Perché? Perché la bedrock l'altra volta è resistita. Allora potrei bardare completamente questa casa qua dei Pokémon in bedrock. Questa Pokéball di terra da dove è spawnata, Marci? Perfetto, no, no, non c'era prima. Come è uscita fuori? Vabbè, tu fai la allora, tua Pokéball, io la facciamo di vabbè. Bedrock, giusto? No, di Bedrock ho detto. La fai pure in Bedrock. Ah, ok. No, tranquillo, non si farà in Bedrock. Ok, va bene, vedremo cosa vuoi combinare. Adesso mi giro, guardate, giro gli occhi, guardo in alto ed è in ossidiana. Bella, mi piace questa Pokéball di ossidiana. Non l'ho mai vista, è una Pokéball speciale. Ma tu sei dentro? Mamma, quanto è scuro. Te piasa? A me piasa. Diciamo che potresti fare qualcosa più bellino per i Pokémon. Aspetta, va bene, va bene. Ah, la modifichi tutta. Io sono sicuro che tanto la tua ossidiana salterà in aria contro la bomba atomica. Ma no, ma dopo appariremo con la... Tu non ti devi preoccupare. Ricordi che oggi... Ah, poi gli fai la bardatura attorno in Bedrock anche. Ma guarda che ci sei allora. Ah, ok, ho capito. Va bene, va bene. Io tanto sono sicuro che questa volta la mia casa... Io ti ricordo che devi farla partire dall'alto stavolta, la bomba nucleare. Eh sì, no, ma perfettamente al centro qua la faccio partire, guarda. No, è in alto però. Da qua la faccio partire. No, 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 da qua, guarda. E poi non colpisce le case. No, sì che le colpisce. Poi vediamo, poi decido io, tanto è il mio video, quindi decido io cosa fare. Vabbè, comunque io piazzo la mia bedrock, ho quasi finito la struttura della casa. Per te è facile fare le cose che comandi, eh. Se non c'è la casa automatica, fai la palla quella automatica. Vabbè, va bene, va bene. Ma scusa, ma c'è la possibilità di utilizzare la... Tu non hai mai detto... No, hai ragione, hai ragione. Perché hai distrutto a casa mia, Marci? Non sei simpatico. Oh, ti ho visto che mi hai distrutto questa parte qua. Ma se sono qua? Ma se sei venuto qui a rompermi questi blocchetti qua. Ma l'abbiamo visto tutti quanti. Vabbè, fa niente, dai, non voglio commentare quello che hai appena fatto. Io in realtà non ho capito cosa hai detto, però ok. Hai distrutto casa mia? Non hai distrutto te questo angolo qua di casa? No. Ero qua che mettevo il vento. Guardati la rec. Ma ok, va bene, va bene. Non voglio commentare. Herobrine è venuto e mi ha distrutto la parte di qua della casa, vorresti dirmi? Un cubo di ossidiana con i blocchi azzurrini, bella. Sì, bella, bella, sì. Ti ho visto che hai spaccato. No, non ho spaccato niente questa volta. Sono venuto solo a guardare. Vabbè, devo sempre darmi colpe che non ho. So che la struttura della mia casa non è granché, però anche quella di Marci, che lo vedo che sta confabulando qualcosa qua dentro, non è che sia proprio sta grandissima cosa. Quindi confido in voi e votate casa mia nei commenti. Quindi hashtag voto Marco per dire che casa mia è sempre più bella rispetto a quella di Marci. O mi sbaglio? Tu credi che casa tua sarà più bella? Un attimo da ridire. Però... Ok, va bene, tu ridici quello che vuoi. Allora, cerchiamo del glass, così cambio un attimino il colore dell'esterno. Anzi, fuori metto la wool rossa e la wool bianca per ricordare un po' i colori delle Pokéball. Ecco, quindi magari faccio io, lo fa anche lui, perfetto. Io non stavo guardando niente. Mi dispiace, ma non hai fatto nulla di tutto ciò. Vediamo dove hai fatto il colore rosso e il colore... Io vedo solo il bianco. Qua, perché adesso sto facendo la Pokéball qua. Ah, certo, certo, certo. Va bene, va bene. Ogni volta faccio qualcosa di bello, tu devi copiare. Va bene, vedremo poi chi voteranno nei commenti. Intanto qua è di 2 di bedrock, quindi facciamo anche di qua 2 di bedrock. Mi stavo sbagliando di qualcosina e l'ho notato, perfetto. Quindi qua facciamo rosso, di qua facciamo il bianco, di là lasciamo un muro in bedrock e qua dentro la casa facciamo una casa funzionale appunto per i Pokémon. Questo cosa vuol dire? Prendiamo innanzitutto un po' di glowstone, perché così facciamo un po' di luce. La mettiamo qua negli angoli, sono tutto quanto buio e non si vede niente nel video, quindi mettiamo qua. Però è troppo buio. Ci serve del glass. Allora facciamo una cosa. Prendiamo del glass rosso però, piuttosto che i blocchi di wool, che fanno un pochino schifo. Così almeno abbiamo un po' di luce da fuori, dai. E sbirciamo anche cosa sta combinando quel povero Marci, che ci starà sicuramente copiando. Anzi, tu come la strutturi casa? Io ho già fatto la casa. Come l'hai già fatta? Hai già messo dentro le cose? Qua in alto farò una zona dormitorio, dove i Pokémon questa volta potranno riposarsi, perché qua dentro non possono entrare gli allenatori, tecnicamente, dentro la mia casa. Poi non so te come la vuoi strutturare, siamo di tipo palestra,
finestra o appunto mo' di casa, come l'hai strutturata più o meno? Casa dei Pokémon. Casa proprio dei Pokémon, semplice semplice. Hai messo, ah, la 3D machine dei letti. Ok, anche la cleaning machine hai messo. Volevo metterla anch'io. Vabbè, ci sta, è una idea carina. Io prendo delle ladder, mi faccio delle scale che possono salire verso l'alto. E sopra facciamo la zona dormitori, così mettiamo un po' di letti di vario colore. Ne abbiamo un sacco. Abbiamo i letti rossi, quelli bianchi. Possiamo prendere anche quelli rosa, azzurri. E dammi un colore ignorantissimo che posso mettere tra i letti. Dammi uno stupido tipo il giallo. Vabbè, tanto te non mi dici mai i colori. Allora, prendiamo il letto giallo. Qua non si può piazzare, perché c'è la bedrock. Togliamo la bedrock e modifichiamo solo quella parte lì di casa. Quindi qua mettiamo quello azzurro, qua quello giallo. E qua mettiamo della bedrock in questo modo. Poi dopo modifichiamo il tetto, sennò poi ci saltano tutti quanti gli oggetti. Sai che non so se le cose della Pixelmon questa volta salteranno in aria con la bomba atomica. Io ho fatto la copertura totale di bedrock. Sei uscito fuori dal confine. Di qua sei uscito fuori dal confine, anche di qua. Devi modificare. Devi modificare. Devi stare dentro al confine. Così è barare, Stai attento, così non si può barare in questo modo. Stai attento, caro bombarci. Allora, mettiamo intanto anche altri oggetti. Poi vengo a controllare se hai modificato tutto quanto. Mi raccomando. Sono crashato. Se esco un pochino non è un problema. Un pochino, dai. Un pochino puoi uscire, però poi faremo a dire a quelli nei commenti se andrà bene o meno come cosa. Dai, va bene, te lo lascio. No, dai, va bene, dai. Va bene, togliamo tutto. Vuoi modificarlo? Vuoi togliere tutto? Non togliere tutto, dai. Fai quello che vuoi. Era anche bello, secondo me, provare a capire se effettivamente poteva tenere, diciamo. Però dai. Però, cioè, sai come sono poi nei commenti, dicono Marci è uscito, Marci ha fatto secondo troppo me non dicono tutto. Niente. Fai quello che senti di fare. Poi vabbè, nei commenti magari ci sono quelli bravi che magari non allora, dicono nulla. Allora, tolgo tutto. Va bene. Intanto io sto piazzando delle medaglie che noi non le mettiamo mai. Però dentro al modpack della Pixelmon ci sono le medaglie di tutte le palestre. Intanto metto anche dei carpet, così magari la parte sopra la facciamo tutta quanta bella coloratina, che è carina come cosa. Ne saltiamo uno e mettiamo delle fence di protezione, così i nostri Pokémon non possono cadere. Quindi mettiamo qua tre fence in questo modo, che è comunque una zona un po' carina. Tanto so che magari poi la bomba atomica fa saltare tutto quanto. Fa niente. Qua possiamo mettere una zona laboratorio, come ha fatto anche Marci. Però la facciamo un po' più carina, perché mettiamo un paio di healer qua. Anzi, ne mettiamo uno e mettiamo due box. Uno qua a terra e uno qua a terra. Da una parte mettiamo la trading machine, quindi mettiamo direttamente eccola qua, quella già craftata. Quindi ne mettiamo una qua, che non ci sta. Che... ma perché? Qua c'è stata qua di qua. No, vabbè, fa niente. Poi prendiamo anche la cloning machine di Mewtwo. Quindi, come si chiama? Cloning. C'è già? È già craftata. Però la cosa più bella che noi facciamo rispetto a Marci, che secondo me lui non ha fatto, è Poke Give Marci Mew. E lo metteremo dentro, ragazzi. Quindi, Poke Give The Mark Mew. Tanto adesso lo so già che lì sarà givato Mew. Lo starà. No, io sto cercando di rimettermi nei bordi. Ok, va bene. Intanto io ho messo. Ma questo Mew qua è un po' diverso da come lo conosciamo nella Pixelmon, tutto quanto squadrato. Vabbè, ci può stare nella casa dei Pokémon. Vabbè, allora qua mettiamo anche altri carpet. Tu vieni a vedere per favore il Mew Mew come è venuto, perché è un po' tutto quanto raggrinzito, strano. Io non ho mai visto un Mew così bruttino. Ok. Ora ha più senso casa, un po' strano il tetto, un po' così a cupola. Dovremmo guardarlo dentro, è carino, è bello, ti è venuto bene. Poi, cos'altro possiamo mettere qua dentro? Potremmo magari... ma secondo me deve essere più vuota possibile. È comunque una casa dove i Pokémon si possono fermare per mangiare, per riposarsi. Quindi qua ci sono anche delle zone per gli allenatori. Magari qua mettiamo dei loot della Master Ball, perché abbiamo anche questi. E possiamo piazzare dei loot appunto delle Master Ball raccoglibile per terra. Però voglio fare anche una zona dove magari i Pokémon possono pranzare. Quindi mettiamo magari del cibo anche su questi tavolini. Io comunque ho quasi finito. Non so tu a che punto stai con i lavori. Ah, io in teoria ho finito. Ok, va bene. Allora metto in giro del cibo, se si può piazzare. Mi fate piazzare. Metto delle carote sul tavolo. Stavolta cambiamo in questo modo. Mettiamo qua delle carote. Marci, hai un po' distrutto casa mia. Potresti fare Smash 1-2.
Non hai sistemato casa mia. Oh no, che si è sistemata. Ci sono rimasto un po' male, dai. La casa che vince è quella che rimane più piena. Sì, ricordatelo. Sì, tranquillo, tranquillo. Guarda che mettere pochi oggetti non ti fa vincere allora, sicuramente. Eh no, sì, eh. Perché? Più roba rimane, meglio è, ricordati. Ma cos'era sta cosa? Vabbè, io ho perlomeno visto casa tua ed era un bordello. Vieni giù a vedere casa mia perché io ho finito. Devo solo mettere uno strato. Ah, hai visto? Libero. Avevo sì, sì, l'ho visto cosa. Che ho modificato tutto quanto, non ti preoccupare. Io no, avevo fatto diventare più grossa la cosa, però sono rientrato nei limiti adesso. Sì, ti vedo. Diciamo che dovremmo mettere anche un limite verso l'alto la prossima volta. Io sto entrando in casa per vedere cosa è combinato. È carina. È appunto un mini laboratorio dei Pokémon, niente di troppo particolare e complesso. È bella però, mi piace. Beh, io amo sti pannelli della luce. Io non li trovo mai in creativa. Lui li trova e sono bellissimi. Vuoi venire a vedere casa mia anche? No, sei finisco pronto. Prima la mia. Ma come? Non mi avevi detto un'ora fa che era finita? Bella! Esteticamente la tua è molto più bella. Dentro ho fatto un lavoretto un po' più carino rispetto. Bisogna capire però chi dei due avrà più item che rimarranno alla fine dentro. Quindi vieni, chiudiamo. Vieni, ok, chiudiamo. Allora, sei pronto? Allora, io la nuke questa volta l'attivo qua. Da questa altezza. Ho deciso io, da questa altezza qua, va bene? Quale delle due avrà più item all'interno? Secondo me la mia fa una fine orrenda e la tua... potrà avere qualche item. Scrivetecelo voi nei commenti. Secondo voi come potrebbe finire. Io mi sto per l'evenienza tirando fuori il ciuffettino dal coso. Io non voglio guardare. Io faccio esplodere, ma poi non voglio più guardare. 3, 2, 1. Marci, il fungo della bomba atomica è finito. Io non... casa mia è rimasto... Si è salvato. Le cose del Pixelmon sono rimaste. Anche qualche item. Vediamo, Marco. Dimmi. Ci no, siamo? Casa tua secondo me è rimasta tutta. Secondo me tutta quanta è rimasta. Vediamo. E invece no. È rimasto niente. Sono rimaste più le mie cose. Cioè, abbiamo scoperto che bisogna fare le cose un po' più centrate la prossima volta. Se mi chiedete perché sono nudo, è perché sono... Ha vinto Marco. 7, però questa volta ho vinto io. Scegliete un video qua davanti, mi raccomando. Un bel like e iscrivetevi se siete noi. Da Marco è tutto. Ciao. Bella.